Buongiorno, sono Fabiola Romani, la conduttrice del TGL T4 Blog. Ultima ora, passiamo alle notizie. Porto Gruaro, accendo il camino, ma qualcosa va storto. Intervento dei pompieri in via Montale. Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi all'interno di un'abitazione a Porto Gruaro. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 18 in via Montale per la segnalazione di un incendio scaturito da un camino a bioetanolo. A lanciare l'allarme al 115 è stata la proprietaria di casa che prontamente è riuscita a evitare che le fiamme si propagassero al resto dell'immobile. I pompieri all'arrivo si sono occupati della messa in sicurezza della casa, scongiurando eventuali situazioni di pericolo. Secondo una prima ricostruzione, sembra che a causare l'incendio sia stata la fuoriuscita del liquido dal camino. Con i cuscini che avevano preso fuoco in maniera repentina. Nonostante il fumo propagatosi all'interno dell'immobile, i danni non sarebbero alla struttura, non sarebbero ingenti. Sul posto, per precauzione, è intervenuta anche un'ambulanza del 118 per assistere la donna che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze, se non un naturale spavento data la situazione. A4 demolito il cavalcavia di Via Gonnelle. In poco meno di 2 ore il cavalcavia di Via Gonnelle, che sovrappassa l'autostrada A4 nel comune di Cessalto, è stato smantellato. Da questa mattina verso le 8 è stato riaperto il tratto autostradale tra Sandonà e Latisana, in precedenza chiuso per consentire lo svolgimento di tutte le operazioni. Tutto si è svolto secondo il programma, le attività del cantiere notturno organizzato da Autostrade Alto Adriatico, sotto la regia della struttura commissariale per l'emergenza della 4. Sono iniziate alle 20 di sabato con lo spostamento delle barriere di sicurezza per far entrare nella sede autostradale gli escavatori che, dotati di cesoie e martelli pneumatici, hanno operato nell'area dove era stato precedentemente steso il telo e le protezioni per la pavimentazione autostradale. Alle 22 il via alle operazioni all'abbattimento delle quattro travi che mano a mano sono cadute al suolo, mentre altri escavatori hanno in seguito operato per l'allontanamento e lo sgombro delle macerie, attività necessaria per la riapertura già questa mattina dell'autostrada. Il cavalcavia di Via Gonnelle è il secondo manufatto dei 10 sovrappassanti, la A4 nel tratto Sandonà e Porto Gruaro, oggetto di demolizione. Nei prossimi giorni inizierà il rifacimento del nuovo cavalcavia, che sarà ovviamente più largo e lungo, per dimensioni adatte ad ospitare la terza corsia della A4. L'intervento durerà tra gli 8 e i 10 mesi. Nel frattempo, il programma prevede nei prossimi mesi la realizzazione dei lavori in corrispondenza del cavalcavia di via Grassaga, in comune di Sandonà, del cavalcavia della strada provinciale 60 via Paludi, in comune di Annone Veneto, del cavalcavia della strada provinciale 163 via Callunga, via Vittoria, via Donegal e via Dante a Cessalto, di via Frassinella e via Maute, in comune di Porto Gruaro. Nel corso della stessa serata di ieri sono proseguite le attività di sistemazione delle barriere centrali nell'ultimo tratto della terza corsia di 3 km tra Alvisopoli e Porto Gruaro, alla confluenza con le due corsie, ed è stata adeguata la segnaletica orizzontale. Il TG finisce qui, io vi ringrazio di avermi seguito, ci vediamo alla prossima. Un bacio da Fabiola Romani. Ciao!